Ciao ragazzi, ecco, partiamo con la primavera di Vivaldi perché avrei potuto iniziare con la marcia funebre di Beethoven, ma non era il caso. Cerchiamo di essere positivi in questo periodo. Ovviamente questa è la seconda video lezione per la quarta C, naturalmente, per voi. La prima era su Leopardi, ripeto che Leopardi sarà vediamo un po' se sto, che Leopardi sarà programma del prossimo anno. Comunque ho voluto darvi un brano tratto dalle operette morali, Il dialogo della natura di un islandese, che il prossimo anno sarà fondamentale, sia l'opera che appunto l'autore, soprattutto in vista della maturità. Un brano comunque rappresentativo e quasi simbolicamente rappresentativo, questo dialogo fra l'islandese e la natura per questo momento così difficile. Qui ovviamente tutti si stanno attrezzando, appunto gli insegnanti, per dare il loro contributo appunto a voi, anche primo per non lasciarvi soli, secondo per farvi studiare anche in questo momento, terzo per normalizzare in qualche modo la situazione, quindi non soltanto per impegnarvi, ma anche perché comunque ci sia una continuità in questi mesi in cui la scuola è necessariamente chiusa. Oggi invece rientriamo nel programma e parliamo proprio del Goldoni, di Carlo Goldoni, l'autore della Locandiera, l'opera di teatro, la commedia che vi sto facendo leggere. Spero che voi la stiate appunto leggendo in tutti i suoi tre atti, naturalmente, un capolavoro di Carlo Goldoni, che è il maestro, il commediografo del Settecento, diciamo uno dei commediografi più importanti non soltanto d'Italia, ma anche d'Europa, insieme al francese Molière. Ecco, quindi siamo già in pieno Settecento. Io vi dirò alcune cose, diciamo, essenziali di Carlo Goldoni, proprio quelle minimali che serviranno appunto a fare da. Vi serviranno naturalmente come trama, come appunti, ecco. Quindi il mio discorso è soltanto un discorso di sostegno al vostro studio, perché voi dovrete andare sulle pagine in cui si parla di Goldoni e della riforma del teatro di Carlo Goldoni. Poi naturalmente finiremo parlando anche un po' della stupenda Locandiera, l'opera che state leggendo. Allora, Carlo Goldoni è un commediografo, abbiamo detto il più importante commediografo del Settecento, è appunto italiano e non solo appunto italiano, ed è naturalmente è nato a Venezia, ecco perché tra l'altro ho iniziato anche con la Primavera di Vivaldi, il grande musicista veneziano. Goldoni ha sempre vissuto di teatro, ha fatto del teatro la sua passione. Lui diceva che due erano i suoi grandi ideali, il teatro ed il mondo. Il teatro che rispecchia il mondo, il mondo che viene rispecchiato dal teatro. E dicendo questo, lui applicava già nelle sue opere, non subito, ma progressivamente, una sorta di riforma del teatro tradizionale. Perché prima del teatro goldoniano c'era la famosa commedia dell'arte, no? La commedia dell'arte, che era tipicamente appunto barocca ed era già stata superata da quel movimento classicista che si chiama Arcadia, di cui un giorno vi parlerò, la commedia dell'arte era una commedia un po' strana appunto in Italia, tipicamente italiana, cioè usava ancora le maschere, no? Arlecchino, Brighella, Pantalone, ecco, delle maschere, per cui gli attori andavano appunto in scena a divertire il pubblico in forme barocche, goliardiche, fra lazzi, scherzi, motti di spirito, improvvisando su canovacci piuttosto liberi. Ma c'era la maschera, quindi libero era il canovaccio, cioè, nel senso che naturalmente, cioè, libera era l'improvvisazione, su un canovaccio che era sempre piuttosto ripetitivo e all'interno di una situazione di maschera, per cui, diciamo, Brighella non poteva che essere Brighella, Arlecchino, il servo dei due padroni, non poteva che essere Arlecchino. Insomma, ogni personaggio era come
dicevano i latini persona e, come direbbe appunto Pirandello, maschera, maschera di se stesso. Qual era il vantaggio di questo tipo di commedia dell'arte che si recitava prima di Goldoni e che tanto divertiva il pubblico? Appunto, il carattere divertente dei lazzi, dei motti di spirito, l'improvvisazione. Il pubblico rideva e sghignazzava come al cabaret perché sostanzialmente il pantalone, pur facendo il pantalone, poi ammiccava al pubblico, usciva dal seminato, usciva dal canovaccio e quindi improvvisava. Qual era invece lo svantaggio, almeno alla luce, diciamo, dalla prospettiva di Carlo Goldoni? Beh, era una mancata aderenza al tempo, alla realtà, alla società. È chiaro che c'era molta aristocrazia, no? In questo naturalmente divertirsi con dei personaggi fissi che nulla c'entravano, poco c'entravano col mondo. Da Arlecchino si aspettava che facesse l'Arlecchino. E il mondo e la società e i problemi del sociale, quei problemi che l'illuminismo, di cui in qualche modo tangenzialmente Carlo Goldoni faceva parte, era appunto consapevole. Cioè qui siamo all'interno di un secolo che comincia naturalmente a porsi dei problemi, che non sono soltanto i problemi delle fate, delle streghe, dei personaggi, delle maschere, del teatro comico, nel senso più divertente della parola, ma dei problemi sociali. Qui siamo a un secolo o quasi dalla Rivoluzione francese, anzi a poco meno di un secolo, e quindi da quella rivoluzione che segnerà definitivamente l'avvento della borghesia al potere contro l'aristocrazia, il clero, la nobiltà. Insomma, qui cominciano ad emergere con l'illuminismo e già anche nella commedia del Goldoni dei problemi sociali che vanno affrontati e sono affrontati a partire dalla rappresentazione, bisogna rappresentarli. Invece la commedia dell'arte appunto presentava dei personaggi che erano quasi fuori dal tempo e quindi erano sempre gli stessi. Questa era un po' la base, diciamo, della riforma del teatro di Goldoni, una base che non piaceva ovviamente al conservatorismo aristocratico, alla nobiltà, non piaceva a coloro che volevano soltanto andare a divertirsi appunto a teatro e a vedere le maschere, i personaggi come maschere. Ma piaceva alla borghesia nascente. Goldoni ha avuto tanti problemi di ostracismo con naturalmente il clero, con la società appunto aristocratica. Pensate che appunto Goldoni, in effetti, era nato a Venezia, quindi all'interno della Serenissima, della Repubblica appunto veneziana, c'era il Doge, c'era l'aristocrazia appunto veneziana. E questa ovviamente non poteva prendere appunto a cuore una rappresentazione di una società che non fosse perfetta, anzi che andava appunto a guardare anche alle meschinità del clero, alla meschinità dell'aristocrazia e anche alla differenza fra il povero, magari più furbo del ricco, e il ricco che magari aveva soltanto i soldi o aveva la nobiltà di sangue dalla sua parte. E poi faremo riferimento alla locandiera. Ecco perché Goldoni diceva: io non voglio maschere, non voglio canovacci, diciamo, su cui improvvisare soltanto per divertire il pubblico, voglio dei caratteri. Ecco, e questo è il secondo punto che dovete tenere in mente. Si passa dalla maschera, persona come maschera, ricordate l'etimologia di persona, personat, suona attraverso, la voce suona attraverso appunto la maschera nei personaggi già del mondo greco-latino, e al carattere. Il carattere è diverso dalla maschera, perché la maschera è rigida, il carattere è mobile, come la donna che è mobile. Il carattere è mobile, la maschera è rigida. Una commedia di carattere è quella di Goldoni. Il carattere varia col tempo, il carattere è imprevedibile, la maschera no. Dalla maschera si possono soltanto appunto ricavare motti e lazzi, motti di spirito, improvvisazioni, ma il carattere è mobile, non è soltanto improvvisazione. E allora, per creare una commedia di carattere contro la commedia dell'arte, quindi in polemica con la commedia dell'arte che non affrontava il mondo, la società, i problemi reali, occorre naturalmente togliere la maschera dal viso. Diciamo che il carattere è il volto,
Il volto etimologicamente è ciò che si volge, la maschera è rigida. Quindi Goldoni pratica col tempo, non subito, non fin dalle prime commedie, ma una commedia di carattere, che risente ancora un pochino della maschera. Per esempio, l'avaro potrebbe rientrare in una tipologia di avaro che è quasi una maschera, ma quasi una maschera, non è più una maschera, perché il carattere è mobile. Come le passioni sono mobili. La maschera non contiene le passioni, non le rappresenta, invece il carattere sì. E quindi ecco, nella riforma goldoniana che punta a rappresentare il mondo, la società e quindi anche i problemi sociali, ecco che emerge la natura psicologica, mobile e sociale anche del personaggio. Il personaggio non è più soltanto persona, maschera, ma diventa a questo punto, diventa appunto psicologicamente variabile, diventa figlio del tempo, diventa rappresentazione di un mondo in cammino, ma soprattutto una rappresentazione della borghesia, in contrasto con naturalmente il conservatorismo aristocratico che ancora nel Settecento c'era e poi sarebbe stato naturalmente spazzato via, distrutto, come sappiamo, dalla rivoluzione francese alla fine del secolo. Ma non è soltanto una rappresentazione di carattere quella di Goldoni, e quindi non è soltanto una sorta di inno, potremmo dire, alla borghesia nascente, con i suoi difetti e i suoi pregi, non soltanto i suoi pregi. Anzi, è una commedia di ambiente, anche di ambiente. Intanto è l'ambiente della società mercantile, perché a Venezia non c'era soltanto l'aristocrazia della Serenissima al potere, col doge e anche il clero, ma c'era anche la borghesia mercantile, essendo naturalmente l'ex Repubblica Marinara di Venezia, appunto una grande potenza mercantile. Il mercante non era un aristocratico, il mercante era un borghese, con le esigenze della borghesia di mercato, l'intraprendenza, l'astuzia, la volontà, la decisione, la capacità di districarsi nella vita. Quindi c'era quest'altro strato, no? Della società che era quella borghese mercantile. Poi chiaramente la borghesia si divide in vari strati, c'è anche appunto la borghesia diciamo impiegatizia, si può dire, la borghesia burocratica, esistono vari tipi, però a Venezia prevaleva, e questo è stato uno dei primi grandi caratteri descritti dalla commedia del Goldoni, prevaleva naturalmente il mercante, e non in fiera, ma il mercante che viaggia, esporta e deve naturalmente mettere tutta la sua passione nel commercio, la borghesia appunto commerciale. Quindi questa riforma diciamo, del teatro da parte di Goldoni fu una riforma del teatro, quindi dalla commedia dell'arte alla commedia di carattere, potremmo dire, e di ambiente, fu appunto abbastanza graduale. Lui ne parla anche in un'autobiografia che scrisse, Memoir. La scrisse appunto in francese perché poi Goldoni, non avendo avuto tantissimo successo, o comunque avuto un successo altalenante in Italia, molte erano le preclusioni nei confronti dei criteri della sua commedia, andò in Francia, ma anche in Francia ebbe comunque dei problemi, ma almeno non erano quelli che gli dava la società arretrata italiana, che era un po' più arretrata di quella francese, di quella parigina. Ovviamente la commedia fu per Goldoni la sua stessa vita. Lui ebbe praticamente dei rivali nella commedia in Italia, appunto, rivali che ancora risentivano di una commedia, come dire, un po' esotica, un po' fuori dal tempo. Del resto, l'aristocrazia al potere ha sempre preferito l'esotico, cioè l'evasione, lo sappiamo, no? Tutte le dittature a volte, ma anche tutte le aristocrazie al potere, premiano gli scrittori che evadono. Questo è successo anche durante il fascismo, appunto, venivano premiati gli scrittori metafisici o di fantascienza. Basta che tu non tocchi i problemi sociali, perché se li tocchi è chiaro che prepari una cultura, non dico rivoluzionaria, ma almeno riformistica e di cambiamento. Ora,
Se naturalmente la commedia non è più una commedia di maschera, ma una commedia di carattere, è chiaro che tu devi comunque scrivere le parti. Il problema della commedia dell'arte era quella che non c'erano delle parti scritte, ma c'erano dei canovacci, no? Dei filoni su cui l'autore, il pantalone di turno, l'arlecchino, il brighella, poteva appunto ricamare, affacciarsi quasi dalla maschera e fare lo spiritoso, potremmo dire, no? Il famoso esprit che tanto piaceva appunto alla Parigi, anche dell'epoca. Ma Goldoni le scrive le parti, Goldoni scrive tutto, quindi l'attore non può più, naturalmente, diciamo, uscire, cioè non può più restare dentro, anzi restare dentro la maschera. L'attore è improvvisare, l'attore non deve improvvisare nulla, magari mimicamente cambia, ma tolta la maschera c'è il volto. C'è questo carattere e poi c'è la partitura scritta, per cui Goldoni in questa riforma chiaramente elogia la bontà della partitura scritta. Esistono varie fasi nell'opera appunto goldoniana. Naturalmente è ovvio e tutti lo sanno che Goldoni non soltanto usa molto il dialetto veneziano, ma da una parte intride l'italiano di veneziano, dall'altro ci sono delle parti, anche delle commedie, direttamente scritte nella lingua della sua città, quella città che tra l'altro non è che l'abbia molto premiato come riconoscenza e come fama, da cui l'amarezza di molte fasi dell'autore. Ora, che quindi appunto abbiamo detto oscilla fra Italia e appunto Francia, dove però sperava almeno a Parigi di avere quel successo che non aveva appunto avuto, o almeno completamente, diciamo, in Italia. Del resto devo dirvi che Goldoni rappresenta comunque uno dei primi intellettuali che si autofinanzia, no? Perché noi conosciamo la sorte dell'intellettuale dal Rinascimento anche fino all'età appunto barocca o al primo Settecento o per certe fasi anche all'interno del Settecento, che viene finanziato dal mecenate di turno, dal conte, dal marchese, dal nobile, insomma, e quindi non ha bisogno di autofinanziarsi col suo lavoro. Invece un uomo di teatro, e sappiamo che a volte gli attori non erano fino al Settecento considerati come dire, facenti parte di un lavoro, no? Facenti un lavoro nobile, ma appunto un lavoro da strada. Molto spesso i commedianti erano itineranti, come gli zingari, sostanzialmente. Ecco, invece Goldoni, col sudore della sua fronte, potremmo dire, di attore e di scrittore di appunto commedie e capocomico anche per certi aspetti. Ecco, diventa il primo prototipo dell'intellettuale moderno, dell'intellettuale borghese, che naturalmente vive di arte e di scrittura o di teatro senza farsi proteggere da nessuno. Quindi un intellettuale, potremmo dire, senza mecenate, senza protettore. Ora, chiudo questa piccola lezione, questa piccola introduzione naturalmente insomma, a Goldoni, quindi il commediante del mondo, il commediante che mette il mondo in scena dal punto di vista realistico, contenutistico, anche appunto sarcastico. Chiudo con naturalmente parlando a questo punto della commedia capolavoro, ossia la Locandiera. Ma ne parlo proprio in pochi minuti, anche perché forse in 40, non so a che punto siamo, rientro nei 40 minuti, lo sapete perché? Perché adesso mi hanno parlato, anzi insomma ne ha parlato anche il prese, di una piattaforma che si chiama Zoom, scritto Zoom, che gratis, se rientri nei 40 minuti, quindi mi sto già preparando, praticamente consente addirittura di interloquire noi e voi. Devo imparare anch'io, stiamo tutti imparando noi insegnanti, siamo tutti allievi coatti, forzati dal coronavirus, di questi sistemi, di queste piattaforme in cui dialoghiamo, in cui possiamo addirittura anche dialogare. Per ora voi mi ascoltate e poi magari vediamo il feedback, ossia la vostra risposta, in che termini,
può essere espressa, anche perché dovrei anche valutare in qualche modo la vostra risposta. È importante che voi leggiate chiaramente la Locandiera. Allora, è chiaro che Goldoni è un autore borghese, naturalmente, che pone in qualche modo, va dentro il conflitto non soltanto della borghesia con l'aristocrazia del tempo, e lì ormai nel Settecento l'attrito stava diventando drammatico, ma anche i contrasti caratteriali all'interno della stessa borghesia. Ovviamente, essendo un autore di grande finezza psicologica, lui vede, per esempio, vari tipi di avarizia, come nell'avaro di Molière, vari tipi di gelosia. Cioè le passioni, non essendo più maschere, sono proliferanti, no? E in un teatro che ha come il mondo come protagonista, la realtà e la società come protagonista, ecco che dal punto di vista psicologico tutto si apre, perché la realtà è molto più complessa di una realtà fatta di maschere, mascherine, fate, fatine, fiabe, mondi esotici e fantascienza. È molto più complessa e tutta questa complessità rientra nel teatro del mondo, come potrebbe essere nominato, definito quello di Goldoni, teatro, abbiamo detto, di carattere e di ambiente. Allora, prendiamo la Locandiera e avete visto che al centro di questa commedia c'è appunto Mirandolina, una donna non più giovanissima, naturalmente, che dirige una locanda, carina, simpatica, ma soprattutto intelligente. Una donna che addirittura qualcuno ha veramente visto come una femminista antelitteram, perché nella sua locanda deve governare, dirigere, amministrare, gestire una fauna di personaggi aristocratici che naturalmente potrebbero mettere in crisi una padrona qualunque, una padroncina qualunque di locanda, ma non mettono in crisi lei, e sarà addirittura il contrario. Perché dico questo? Perché c'è un conte, c'è un marchese, e c'è naturalmente un altro personaggio nobile, e qui avete visto che nella commedia c'è una parte iniziale, appunto quella in cui sono rappresentati i personaggi. Ecco, il cavaliere, mi stava sfuggendo, il cavaliere di Ripafratta. Dunque, i personaggi sono questi: il cavaliere di Ripafratta, il misogino, chiaro? Il misogino, che naturalmente non ama le donne e non ama neanche Mirandolina, e si fa servire appunto all'inizio come se Mirandolina fosse una schiava, con un disprezzo totale per questa borghesina piccolina e donna soprattutto. Il cavaliere di Ripafratta disprezza le donne e non pensa che il contatto fra uomo e donna sia il contatto fra uguali. Poi abbiamo appunto il marchese di Forlimpopoli. Ecco, i nomi sono talmente diciamo bizzarri, che a volte bisogna ricordarseli sul testo. Marchese di Forlimpopoli, come marchese, è una di quelle figure che appartiene alla categoria dei nobili decaduti, no? Come nel film di Totò, in cui Totò fa il nobile, naturalmente poi chiede i soldi al suo stesso cameriere. Perché? Perché allora dell'aristocratica a volte restava soltanto l'aristocrazia di sangue, ossia il lignaggio, come si dice, no? Restava soltanto la nobiltà della discendenza. Tu sei marchese di Forlimpopoli, ma non c'hai una lira in tasca. È chiaro che questo qua prova a corteggiare Mirandolina con dei doni che fanno ridere dal punto di vista della qualità, no? È un fazzoletto, qualcosa del genere, e basta, no? E quindi Mirandolina si trova appunto di fronte a questo primo dei due corteggiatori, che è un marchese nobile decaduto dal punto di vista, gli è rimasta soltanto la nobiltà e non c'ha una lira in tasca. Ovviamente quindi è taccagno ed è avaro. Poi abbiamo il terzo nobile della situazione, che sta nella locanda, ed è il conte d'Alba Fiorita. Ecco, questo conte è al contrario del marchese, che è nobile senza soldi,
è praticamente pieno di soldi, ma senza nobiltà. È chiaro che quest'altro prova a sedurre Mirandolina con dei doni di lusso. Quindi abbiamo questi tre personaggi, allora, due corteggiatori e uno che disprezza Mirandolina, il misogino, il misantropo, misantropo ma soprattutto misogino. Misantropo è quello che disprezza gli uomini, il misogino è quello che disprezza le donne. Ora, dei due corteggiatori, è chiaro che questi si beccano come galli nel pollaio, appunto, perché entrambi corteggiano, ma in modi diversi. Uno la corteggia appunto mettendo davanti a sé il lignaggio, la nobiltà di sangue e quindi il decoro dell'aristocratico, di cui Mirandolina non sa cosa farsene. E l'altro, naturalmente il conte di Alba Fiorita, mette a campo, come dire, mette in campo le cose che può, non la sua nobiltà, in fondo è anche un po' un cafoncello, arricchito, ma appunto proprio la sua ricchezza, che secondo l'accusa del marchese è stata una ricchezza acquisita senza merito, perché non è nobile, non è nobile. Quindi l'uno pensa che si può sedurre una donna con la nobiltà, l'altro pensa che si può sedurre una donna soltanto con dei doni cari e prezzolati. E Mirandolina disprezza anche il fornitore di doni prezzolati, di lusso. Questi si scontrano, ecco, Mirandolina è un po' come quelle persone che vengono naturalmente, che stanno in mezzo, poi staccano e i due contendenti vanno a sbattere l'uno contro l'altro. Infatti è un continuo litigio, è un continuo beccarsi fra questi due galli, il cafone arricchito e il marchese decaduto. Dall'altra parte c'è questo cavaliere di Ripafratta che, come avete visto, se avete letto la commedia, se avete cominciato, spero che l'abbiate anche finita, poi si legge in poco tempo. Il cavaliere di Ripafratta è praticamente il classico appunto misogino. Allora, non per raccontare il finale, ma è chiaro che Mirandolina si trova di fronte a un uomo che la disprezza e che si fa servire, naturalmente. Fin dal primo capitolo si vede che questo è veramente un miserabile, disprezza spregiatore di donne. Ora, è chiaro che Mirandolina è astuta, intelligente, furba, ma c'è anche quel qualcosa di cinico e di vendicativo, soprattutto nei confronti di chi non la rispetta. E quindi prepara la vendetta. Indovinate in cosa consiste la vendetta di Mirandolina nei confronti del misogino? Ve lo potete appunto immaginare. Certo che non è bello vedere alla fine della fiera, alla fine della commedia, come è ridotto il cavaliere di Ripafratta nelle mani, nelle dita e nelle grinfie di questa Mirandolina trasformata in, non dico in iena, perché lei non diventa iena, ma senz'altro nella sua involontaria o volontaria persecutrice. Ora, dal punto di vista psicologico, abbiamo detto Goldoni è un grande perché riesce a ritrarre questi personaggi in maniera impeccabile, tutto attraverso il dialogo, perché nella commedia non si descrive. È il dialogo che delinea, dipinge, plasma appunto un carattere. E nella commedia di carattere, insomma, Mirandolina diventa immortale, uno dei personaggi più grandi della letteratura italiana. I tre sono tre macchiette, c'è poco da fare. Tre macchiette, sono tre macchiette aristocratiche al cospetto di una borghese non tanto ricca, ma che si guadagna la pagnotta e, come dire, semplice, popolare, popolana e donna, e per giunta anche donna. E pensate che nella commedia lei è l'unica donna a parte due specie di, come dire, di cocotte, di donne un pochino alla ricerca del pollo da spennare, queste due che sono delle comiche, delle attrici se stesse, Ostensia e Deianira, che compaiono come il vento dentro appunto, locanda, provando a loro, sì, che sono il contrario di Mirandolina, loro le ha riviste,
che si vogliono sistemare, che fingono di essere aristocratici perché beccarsi il pollo aristocratico. Poi verranno smascherate, sono due poveracce anche loro. Qui chiaramente Goldoni fa satira, perché qui c'è molta satira, dell'arrivismo di certa borghesia povera che vuole naturalmente fare il salto di qualità sposandosi per esempio un partner nobile o ricco, anzi preferibilmente ricco. E poi c'è Fabrizio, questo Fabrizio che è il cameriere della locanda, quindi il cameriere di Mirandolina. Fabrizio è un personaggio semplice, semplice come potrebbe essere Renzo Tramaglino dei Promessi Sposi, forse un po' meno furbo di Renzo, ma altrettanto intelligente. Insomma, sta nelle retrovie, assiste a tutta la pantomima di queste tre macchiette, che sembrano anche loro delle maschere, di queste tre macchiette aristocratiche, ed è umile, semplice, serve, è sulle retrovie. Poi si scoprirà, anche qui non per raccontare il finale, che Mirandolina di chi può essere per esempio innamorata? Ecco, di un aristocratico falso, o di un ricco cafone, di un misogino che poi verrà annientato da lei? È chiaro che la risposta è ovvia. Quindi vado verso la chiusura. Goldoni, appunto, rappresenta un po' il Settecento. Quali sono i motivi illuministici? Poi sull'illuminismo faremo una discussione a parte. Ma intanto l'essenza borghese di una cultura che ormai non è più subordinata alla cultura, diciamo, dell'aristocrazia, insomma, e neanche a quello del clero come potere. Poi di illuministico c'è questo far salire in qualche modo il popolo. Per popolo qui si intende però non proprio il popolino, ma soprattutto il popolo piccolo borghese, naturalmente. Ma anche il popolo medio borghese, quello per esempio del mercantilismo in altre commedie. Beh, di illuminista c'è questo carattere divulgativo di appunto di Goldoni, lapsus è significativo, perché molti tratti realistici popolari filtreranno poi nelle opere di Verga e dello stesso Manzoni. Alcuni personaggi popolani e popolari possono appunto somigliare tantissimo, somigliano a un Renzo, per esempio, ma anche ad altri personaggi dei Promessi Sposi. Quindi diciamo che in questa riforma, appunto, rappresentata soprattutto da questa commedia, Goldoni appunto ha saputo immettere il popolo, cioè cominciare a immettere il popolo, come si dirà di Verga e di Manzoni, al centro della scena, con un diciamo andamento dello sviluppo teatrale tra il divertente e il sarcastico. Senz'altro l'aristocrazia ne esce male. Potremmo dire che l'aristocrazia retrocede sotto forma di quelle macchiette che già erano le maschere della commedia dell'arte. Sembrano ancora personaggi arlecchineschi, brighelleschi e pantaloneschi, per dir così, sembrano appunto delle maschere loro stessi, ma hanno qualcosa di più della maschera degli stessi personaggi dell'aristocrazia appunto descritta e così pittorescamente rappresentata dalla locandiera. Ragazzi, mi fermo qui, noto che sono arrivato addirittura a meno di 40 minuti, quindi sarei già pronto per il mio Zoom personale. Il mio Zoom appunto privato. Quindi voi adesso finite di leggere la locandiera, se non l'avete letto, vi leggete le pagine sul vostro libro che sono magari più articolate di quelle che io ho appunto raccontato, io ho soltanto fornito degli stimoli e degli spunti e quindi poi appunto vedremo quale sarà il resoconto o il feedback che io vi chiedo anche per capire se avete capito e se avete anche magari apprezzato il più grande commediografo del Settecento. A presto.